Se non resistiamo qui e ora, moriremo tutti. Adesso... tirate iniziativa! Iniziativa? Decide in che ordine attacchiamo. Tiro un pugno all'iniziativa. Che succede? Mi ero distratto. Tina, perché non cominci da capo? Benvenute, gentili signore, alla prima sessione del gioco più figoso del mondo. Bunkers and Badasses! Come master vi condurrò tra le trame della fantastica storia di oggi e... aspetta, perché giochiamo questa roba da ragazzini? Oh, sai, forse perché... chiudi il becco, Marty! Tina! Però ha ragione, sta zitto. Mentre i nostri amici cacciatori danno una ripassata coi fiocchi all'informatore della Hyperion, pensavo che si potesse giocare. Dai, scegliete i personaggi. Ci sono la Necromante, il Commando, la Sirena... Sirena, mia. Il nome della mia sirena è Brick, ed è la più bella. Tina, perché non cominciamo intanto e lo decidiamo dopo? Ehi, dai, ragazza, sai che dobbiamo aspettare Roland? Tina, Roland è... lo sai che Roland non viene, vero? Lui non è... qui, non più. Già, probabilmente è in ritardo, che so io. Iniziamo subito. Allora, come dicevo... tiro iniziativa, sfigati! Sbrigatevi, se non arrivate in fretta i miei uomini entreranno nella cella della vostra preziosa reginetta e l'ammazzeranno. E poi voglio vedervi riportare la luce nel mondo quando la salvatrice è un mucchio di cenere, idioti. Ehi, rallenta, non ucciderei la regina prima di darci la possibilità di salvarla, vero Tina? Te l'ho detto, niente regole. Guaritore? Sei nel posto giusto. Non morire! Sono magia, venirà a morire. Mossa sbagliata.
non sono magici, ma costano poco. Fai volare quei proiettili. Pozioni e armature, più o meno. Uccidi qualche mago. Benvenuto al vecchio emporio dei proiettili. Lavori. Togliamoci subito il pensiero. Sì, gran parte della mia merce è stata strappata dalle mani di avventurieri. Vediamo, cacciatore della cripta. I cristalli mi servono sempre. Benvenuto al mercato nero! Non raccontarlo agli amici.
quanto chiedono, l'hai trovato. Spero ti aiuti ad ammazzare meglio. Prendi e vai! Non dire a nessuno dove l'hai preso! Grazie per l'iridium, compare. Spero ti aiuti ad ammazzare meglio. Torna qui! Non può niente contro un colpo mirato. Ti interessano dei proiettili magici? Se le armi sono magia, quella è una pozione di mana. Clericale itinerante di Zed. Buona fortuna. Morte. Il mio eroismo brillerà come un esempio! Thank you.
Cerchi un guaritore? Sei nel posto giusto. Buona fortuna per la missione, o quel che è. Aggiornamento. Mi sono annoiato e ho ordinato ai miei uomini di uccidere la regina. La staranno strangolando ora. Ci vediamo presto. Merda, meglio muoversi.
armature, più o meno. Thank you.
un po' in ritardo per salvare la regina, ma... Ehi, almeno potrete morire tra dolori atroci. Eccolo, il grande boss! Sicuri di non voler aspettare Roland? Non possiamo aspettare Roland, perché... Ti sei cercata, combattete! Prendeteli! Adesso mi sto incazzando! Lancio Era un sotto! Oh! Dove è finito il tuo capello? Adesso, eh? Yeah! Sei niente per me! Molto bene, i panni di uno dei guerrieri non morti. Sorgete dalle tombe, sfigate! Prendeteli! Fulmine globulare! Granata, via! Lancio granata! Fulmine globulare! Carica! Quando sarà? Thank you.
Sarà finita, brucerò quel maledetto pigliaccio. Starai molto bene. Un fantasma. Basta così, Tina. Ce l'avete fatta. Abbiamo vinto. Poi è arrivato Roland ed era felice. Tutti vissero felici e contenti, fine. Basta. Non puoi negare quello che Jack ha fatto a Roland. Non ti sento! Ha ragione, Tina. Allora volete fare qualche missione secondaria o... Di accettarlo. Roland è morto. Lo so! Lo so! Ma la mia storia è... Sai che ti dico? È tutto ok. Non deve andarsene. Non se tu non lo vuoi. Già, vai avanti. Voglio proprio sapere come va a finire. Grazie. Mentre il fatale incantesimo dello stregone si avventa sull'ignaro cavaliere, è chiaro che solo un miracolo potrebbe salvarlo. Ma per sua fortuna... avviene proprio un miracolo. Diavolo, sì! Allora, che ne pensate del combattimento? Vorrei delle opinioni. Mi è piaciuta la parte dove l'abbiamo ucciso. Sì, me la sono goduta. Mordecai? Non era male. Mentre superate i cadaveri degli sfortunati cavalieri che hanno cercato di uccidere la regina, capite di essere nel posto giusto. Perché chi altro potrebbe riportare la luce nel mondo? Chi se non la più bella, più affascinante e più graziosa regina della storia? Stallone da culo! Io non so perché sono sorpreso. Lei è bellissima! La regina ormai al sicuro può finalmente lanciare l'incantesimo che riporterà la luce nel mondo. Le servirà dell'eridium per caricare l'incantesimo. Meglio trovarmelo un po'.
la gente? È stato proprio bello, Tina. Oh, sì! È stato davvero divertente. Ehi, gente! La spia ha appena rivelato i codici di accesso alla base lunare Hyperion. Chi ha voglia di farla saltare? Diavolo, io sì! E così i cacciatori della cripta e la piccola psicopatica tornarono nelle terre desolate, in quel mondo di sangue e follia da cui si erano presi una vacanza fin troppo breve. Ciao. E nei giorni a venire avrebbero pensato agli amici caduti, alle avventure condivise, reali e immaginarie. E si sarebbero ricordati che, a prescindere da quanto fosse cupa la situazione, non erano mai soli finché gli uni avevano gli altri. Vi voglio bene! E poi Claptrap disse qualcosa di stupido e rovinò tutto. Ottimo lavoro. Avete sconfitto lo stregone e riportato la luce nel mondo. Direi che vi meritate un po' di riposo. Non preoccupatevi della regina. La riporterò io in città. No? È finita! Ma non può essere finita! Diavolo, no! Ci sono un sacco di missioni secondarie e ho tutto il tempo del mondo! Mi piace questo posto. Yeah.
arrivando qualcosa di duro! La mia saggezza non ha confini! Benvenuto all'emporio curativo di Zed il Chierico! Divertiti ad assaltare la torre! Missione! Boss Daraid!
porta altri tre amici o morirai! Non mi serve niente ora. Riprova più tardi. Per ora non ho niente, ma sarai il primo a saperlo quando avrò qualcosa.